Buongiorno ragazze, qui è Cristian Boccelli, esperto di dimagrimento e tonificazione per donne e ragazze tra i 20 e i 60 anni e fondatore della Cristian Boccelli Coaching, azienda che porta quotidianamente centinaia e centinaia di donne a trasformare una volta per tutte quello che è il loro fisico. Se anche tu vuoi trasformare il tuo fisico, ti basta candidarti al nostro sito che trovi qua in descrizione. Oggi sicuramente un video super super atteso, andiamo a vedere come gestire al meglio i pasti di Natale, le feste, tutto questo periodo qua di fine anno senza ingrassare, senza rovinare tutto il lavoro fatto nei mesi precedenti. Allora, non sarò qua a ripetervi delle cose abbastanza banali e scontate che spero ormai siano comuni a tutte quante. Ricordiamo che non si ingrassa, non si peggiora da Natale a Capodanno, la classica frase che ormai sentite dire, ma si rovina tutto il lavoro fatto se da Capodanno a Natale non fai più niente, non segui le giuste cose. Quindi ricordiamo che alla base di tutto ci sta sempre il giusto equilibrio e la giusta moderazione, cosa che puntiamo a fare anche con ogni singola nostra cliente, è proprio educarla e farla entrare nel giusto mindset e nell'applicare le giuste abitudini quotidianamente per far sì che se arrivano le feste, arriva il Natale, il Capodanno, qualsiasi momento del genere, non è più un problema, non c'è più da stressarsi, oh mio Dio, arriva Natale, come faccio a gestire queste feste, il pranzo, le cene, eccetera, eccetera. Una volta che hai settato nel tuo inconscio le giuste abitudini, i giusti paradigmi, il tuo mindset ti porterà ad agire nel modo corretto nonostante le feste. Ma adesso andiamo a dare un po' di consigli un pochino più pratici, così non dovrai preoccuparti anche se hai la cena della vigilia, il pranzo di Natale, Santo Stefano, Capodanno, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, prima cosa importantissima, ti consiglio di limitare il più possibile, dove ne hai la possibilità anche di eliminarli, gli alcolici. Allora, adesso facciamo un altro disclaimer iniziale. Adesso vi darò questi consigli, ovviamente gestite al meglio come potete tutte queste cose. Non devi eliminare del tutto gli alcolici. Se un bicchiere di vino ti dice no, a Natale mi concedo assolutamente lo spumante, quell'alcolico, bene, gestisci tutto nel meglio possibile. Sicuramente limitare al massimo gli alcolici o dove possibile eliminarli mi sembra una scelta intelligente, soprattutto in un periodo del genere dove di cose caloriche ne abbiamo a volontà. Allora, l'alcol è sicuramente una bevanda estremamente calorica, di conseguenza più bevi una cosa alcolica, quindi super alcolici eccetera, e più calorie avrà, e sono anche dette calorie vuote perché non forniscono nutrimento, non forniscono micronutrienti utili e fondamentali per una buona salute. Quindi è come se prendi calorie e le butti giù a vuoto, il corpo non può sfruttarle a livello energetico né a livello salutare. Quindi capisci bene che anche la cavolata di un bicchiere al vino al giorno, queste cose qui non esistono. Puoi eliminarlo completamente l'alcol, anzi, ti farà soltanto bene. Sappiamo benissimo che fa parte però della nostra quotidianità, fa parte della nostra società, dei momenti sociali, il vino, tutto eccetera, eccetera. Quindi, ok, sappiamo benissimo. Conceditelo col giusto equilibrio. È un conto un bicchiere di vino alla cena della vigilia, un bicchiere di vino al pranzo di Natale. È un conto se ti fai fuori una bottiglia e l'amaro e lo spumante, ok? Tieni in considerazione che un bicchiere di vino, un bicchiere di spumante in media può avere da 100 a 150 calorie, dico un bicchiere di vino riempito come si deve, 20 cl, ok? Non un bicchiere di vino che diventa mezzo litro. Quindi capisci bene che se già ti inizi a bere 3-4 bicchieri di vino sono anche quasi oltre 500 calorie, tutte date dall'alcol, e in più cosa fa di negativo l'alcol? Va a dare questo effetto che ti fa avere sempre più fame, una sorta di fame chimica. Quindi neanche ti sazia, al di là di non dare nutrienti, ma ti fa avere sempre più fame, così che di conseguenza, come hanno evidenziato tantissimi studi, le persone che bevevano frequentemente alcol erano portate a ingerire più calorie e a ingrassare, ma non neanche a causa dell'alcol stesso, che comunque forniva delle calorie vuote, ma proprio perché poi avevano molta più fame e tendevano a mangiare più calorie date dal cibo. E spesso anche junk food, perché ovviamente magari quando bevi ti viene questa fame chimica che hai bisogno di mangiare velocemente, magari sei anche un po' brilla, mettici in mezzo quello, che non è che hai, non è più la mente così lucida da stare lì a scegliere gli alimenti migliori, gli alimenti con più nutrienti, eccetera, eccetera. Le cose velocemente reperibili le mangiavi, quindi spesso cosa diventano? Alimenti confezionati, dolci, alimenti già preparati o comunque puoi mangiare così al volo che il cervello recepisce come calorie semplici, veloci e che trovi così da mangiare subito.
E quindi spesso sono anche alimenti altamente calorici, ad altissima densità calorica, senza nutrienti, così che è facile buttare giù sempre più calorie. Quindi alcol, alimenti così, continui a mangiare, 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 alla fine butti giù 1 milione di calorie inutilmente e che il corpo non può sfruttare neanche a livello energetico e di micronutrienti, ok? Quindi è chiaro che l'alcol è sicuramente dannoso a 360 gradi, limitalo il più possibile, se proprio proprio devi berlo, focalizzati su cose magari un po' meno alcoliche, il vino, la birra, lo spumante, se mangiarti il dolce. Limita sicuramente i super alcolici, limita sicuramente i cocktail elaborati che hanno dentro anche un botto di zucchero in più, cioè ti dico un cocktail tipo mojito, piña colada, tutte queste robe qua super zuccherate arrivano anche a 600-700 calorie l'uno, è un bicchiere, un mojito in quanto lo bevi in 30 secondi volendo, ok? Fate molta molta attenzione. Seconda cosa, vale la stessa, un po' la stessa regola, limita al massimo i dolci. Anche qui non ti sto dicendo che devi eliminare il panettone, non devi eliminare il pandoro, non devi eliminare la fetta di torta di tua nonna. È sempre bene avere il giusto equilibrio. È un conto mangiarsi una fetta di panettone alla vigilia, una fetta di pandoro a Natale, una fetta di torta a Santo Stefano. È un conto passare tutto il giorno della vigilia, tutto il giorno di Natale, tutto il giorno di Santo Stefano, a Capodanno, eccetera, eccetera, a mangiare solo dolci. Qua la moderazione, il giusto equilibrio fa una differenza enorme. Non entrare nella mentalità del tutto o niente, ma sì, ormai ho mangiato una fetta di panettone, ma che me ne frega, mi mangio due panettoni interi. Perché anche se vogliamo vedere a livello analitico e matematico, una fetta di panettone quanto va? 300 calorie? Un po' meno? Un panettone intero ne ha 3000. Capisci bene che è un attimo andare a rovinare tutto il lavoro fatto in un anno precedente. Perché se in una settimana vai a sforare di 1000-2000 calorie, va bene, magari avrai qualche chilo in più, un po' di ritenzione, ma no, sicuramente non vai a ingrassare. Se in una settimana sfori di 18-20.000 calorie e ti assicuro che non è possibile, allora sì che vai a prendere anche 2-3 kg di grasso. E togliere 2-3 kg di grasso poi non è altrettanto semplice, perché ci vuole un bel deficit prolungato di mesi e mesi. Quindi lì sì che puoi in 2 settimane rovinare tutto il lavoro fatto e poi ci vogliono 3 o 4 mesi per andare a perderle quelle 2 settimane, ok? Quindi è un conto godersi i momenti come si deve, è un conto è approcciarsi a questi pasti come se non ci fosse un domani e fare man versus food. Ma solitamente quando succedono queste cose è perché si arriva da un periodo precedente di diete troppo rigide, di diete po poco flessibili e sostenibili. Cosa che succede? Sono stata a dieta tutto l'anno, ho mangiato solo riso, pollo e broccoli, broccoli, pollo e riso. Adesso arriva Natale, mi sfondo di cose che non mangio da un anno: panettone, dolci, cibi elaborati, alcol, eccetera, eccetera. Questo ovviamente non succede se fai come le nostre clienti, come me e come tutto il mio team, che quotidianamente applicate una dieta sostenibile e flessibile per tutta la vita. Così che non è che arriva il Natale e voglia di mangiarti alimenti che non ti mangi una vita, perché è ovvio che quando vai a deprivarti di un alimento, in una categoria di cibi in particolare, quando ce n'è l'opportunità di mangiarli, non fai la scorta per tutto l'anno. Ma se tutto l'anno invece puoi mangiarti quello che ti pare, in modo sostenibile e flessibile, arriva il Natale che lo vedi come un giorno come gli altri a livello alimentare di dieta, lo riesci a superare tranquillamente, senza problematiche, senza peggiorare il tuo fisico. So che purtroppo anche là fuori è pieno di incompetenti che vi fanno passare questo messaggio sbagliatissimo dello sgarro, del cheat meal, cheat day, queste cose qua, che vanno a instaurare soltanto delle abitudini pessime e un rapporto sbagliatissimo verso l'alimentazione. Questo è il modo migliore di instaurare dei disturbi alimentari, vedere il cibo giusto, il cibo sbagliato, i giorni dove stai in riga e i giorni di cheat day, i giorni di sgarro. Non esiste questa cosa. Non esistono i cibi buoni, i cibi cattivi, i cibi giusti, sbagliati, tutte queste robe qua, no? Cioè, sono delle nostre invenzioni. Devi avere il giusto equilibrio verso qualsiasi tipologia di alimento. È ovvio che è meglio preferire per l'80% delle volte dei cibi naturali, tra virgolette, dei cibi poco processati, poco lavorati, ricchi di micronutrienti. Ricchi di vitamine, ricchi di minerali, ricchi di antiossidanti, ricchi di omega 3, di fitonutrienti, di zoonotrienti, tutti questi nutrienti fondamentali per la salute che ovviamente non li troviamo in torte, in alcol, in panettone, in Nutella, in cibi del genere. Ma se
per il 20% va a includere anche questi alimenti che ti rendono possibile e sostenibile l'alimentazione nel quotidiano, ben venga, cioè, e l'obiettivo non è fare una dieta per un periodo ristretto di tempo, perché poi va tutto all'aria, l'obiettivo è entrare nella giusta educazione alimentare, come vi dicevo prima, instaurare le giuste abitudini che siano sostenibili ogni singolo giorno per tutta la vita, è quello che vi fa vincere poi sul lungo periodo, ok? Ultima cosa che diciamo è che potete concentrarvi maggiormente su alimenti sazianti e voluminosi, che sicuramente trovate a tavola anche in momenti di festa. Concentratevi maggiormente su alimenti proteici. Sfido chiunque di voi alla vigilia, Natale, Capodanno, quello che è, se a tavola non avete comunque delle porzioni di carne, delle porzioni di pesce o eccetera eccetera. E concentratevi maggiormente anche sulle verdure, per esempio, che sono alimenti comunque ricchi di nutrienti, molto voluminosi e sazianti. Se iniziate il pasto mangiando tante proteine e tante verdure, in primis, come lo ripetiamo, colpite i nutrienti essenziali, quindi non è che in questi periodi di festa il corpo non ha più bisogno delle vitamine, minerali, di nutrienti essenziali, anzi, visto che magari ci sono tanti cibi lavorati che andiamo a mangiare che non ne hanno, comunque ricordiamoci prima di tutto di mangiare anche questi alimenti. Come seconda cosa, essendo alimenti in primis ricchi di fibre e proteine che hanno entrambe una digestione molto lunga, sono anche alimenti molto voluminosi. Cosa succede? Che vi andate a riempire, vi saziate subito e di conseguenza involontariamente, teoricamente, non andate a mangiare poi un milione di calorie da altre cose perché siete già abbastanza pieni, vi sentite sazi, avete lo stomaco pieno di alimenti molto voluminosi e quindi sì, potete mangiare qualcos'altro ma con la giusta moderazione in piccole quantità. Ovviamente non è una legge universale, non si applica a tutti quanti, non è che dite oh mi sono mangiato la mia porzione di proteine, la mia porzione di verdure, adesso mi mangio comunque un chilo di pandoro. Magari non ci riuscite neanche perché se mangiate tante proteine e tante verdure vi riempite per davvero, non avete più tutta sta fame, quindi potete concedere una piccola porzione di dolce, una piccola porzione di questo alimento lavorato eccetera eccetera, ok? Quindi questo potrebbe essere sicuramente un trick, una tips molto utile. Vigilia, Capodanno, Natale, quello che è, concentratevi prima di tutto, trovate la vostra porzione proteica, di verdure, così siete sicuri che avete fatto il minimo indispensabile anche per colpire nutrienti essenziali per sentirvi sazi, poi vi godete un po' tutto il resto con la giusta moderazione, ok? Quindi vi ricordo, non so quando guarderete questo video, tanto abbiamo una promozione natalizia che termina esattamente alla vigilia del 24 dicembre, potete accedere oggi stesso al nostro servizio di coaching se venite scelte, se avete i giusti requisiti essenziali per entrare. Ovviamente entrare ora, avete accesso già a tutti i bonus, tutte le guide, il videocorso sul mindset. Se volete anche già iniziare ad allenarvi, potete già iniziare ad allenarvi col vostro programma completo, ma il vostro abbonamento parte da gennaio, parte dal 2, dal 7 gennaio, da quando volete iniziare il vostro anno nuovo con questo allenamento, così che vi fate alla fine dei conti 2 settimane gratis. Quindi se avete i giusti requisiti potete candidarvi al sito qua in descrizione, se avete qualsiasi dubbio, volete sapere come funziona, c'è posto, non c'è posto, quello che è la promozione, come è strutturata, chiamate una delle mie fitness coach al numero verde gratuito 800 345 999, fate tutte le domande che vi servono.